Salve gente, oggi siamo qui nel mio server praticamente, però sono in incognito, infatti ho un altro account irriconoscibile, non vi faccio vedere nemmeno la skin, adesso sarà un problema anche ogni volta coprire il nome, ma vabbè. Perché volevo un po' testarlo anche come da utente e per vedere anche se ci sono delle cose strane, perché in passato anche nel server di prova ne sono successe tante cose strane all'interno di questi seed, quindi sarebbe il caso di fare un test, ecco, volevo anche un po' parlare del server e tutto il resto. Spero che vi piaccia questo video. Sto utilizzando un'altra scheda di rete e anche un'altra connessione per giocare come utente, così non sono proprio tracciabile. Anche se uno dopo mi scopre, però pazienza, oh, non scopritemi, ecco. Fate il ping altino, perché questa connessione non è come l'altra. Vabbè, io direi di andare comunque. Ah, se sentite un po' di rumore, di vento, le varie, portate pazienza perché ho il PC che sta renderizzando un video. E niente, lì si fa un po' di casino. Non male però, perché già si mette poco il PC da quando l'ho aggiornato a renderizzare, veramente poco, 10-15 minuti per un video bello intenso, un tanto editing. E per di più anche mi permette di giocare tranquillamente, con le shader addirittura, e registrare anche mentre sta renderizzando, quindi... Oh, va bene, non posso lamentarmi. Ma la shader la potrei anche togliere in realtà. Ricordo comunque questa è la beta del server, non tutti possono ancora accedere. La beta finirà tipo tra una o due settimane, dopo darò l'IP e accesso a tutti praticamente. Allora io direi di entrare in gioco, ci sarebbero da fare anche dei lavori per ottenere delle monete, però io direi prima di andare senza prendere questi lavori, magari lo farò dopo, così anche faccio vedere un po' come si fa. Andrei ovviamente nel CD Entity, anche se là troppo magari ci facciamo un bel giretto, non sarebbe una cattiva idea. Magari per il prossimo video potrei andare là. Andiamo allora. Ok, si scende. Eccoci qui. Metto anche un po' da render, quasi quasi. Ok, eccoci qua. È notte sfortunatamente, quindi ci saranno già dei mob. vabbè, sfortuna, però durerà 10 minuti e notte, quindi non ci saranno problemi. Che cavolo, hanno messo una crafting table? Non ne ho idea, però va bene. Vabbè, dai. È interessante, però chissà se riesco a trovare qualcosa di strano anch'io. Privato che entra viene ucciso. Ok. Scusate, devo stare attento perché non ho i poteri su questo account, chiaramente, proprio utente, normale. Ovviamente arrivano zombie. Ovvio. Dai. Ci serve il massimo venire bannati nel mio stesso server. Vivo la cacca, ok. Sono delle cose che dico io in live ogni tanto. Vediamo. Io direi di... prendiamoci del legno, dai, finché possiamo. Spero di non rompere la casa di nessuno, sennò queste cose... Oddio. Bene, il legno preso. Ovviamente se volete accedere alla beta vi basta fare una donazione per supportare il server. Vi manderò automaticamente l'accesso. Metterò anche il link in descrizione. Altrimenti vi basta aspettare la uscita definitiva del server. Così, ecco, avrò accesso a tutti. Basta avere Minecraft ovviamente. No, un altro zombie. La versione beta sì, è molto semplice. Dopo il server sarà veramente tutta un'altra cosa. Praticamente hanno sistemato tutti i problemi e aggiunti altre funzioni. Vabbè, zombie, stai lì, non mi interessa. C'è una crafting table, io penso di utilizzare questa. Sì, è ovviamente uno con la spada in arriva, visto che non sono armato. Una cosa rapida. Oddio. No. Vabbè, tanto ho la spada. Beh, se mi droppo la spada, questo sarebbe uno zombie molto gentile. Dai, droppala, no, ovviamente. Vabbè dai, almeno abbiamo una spada. Facciamoci un piccone. C'è anche... Oh, carbone gratis, bene. Carbone gratis a me piace, non so a voi. Facciamoci subito una cosa qua. Ah, dopo la skin la cambierò, se così non devo ogni volta censurare. Ho sentito anche una pecora, bene, mi serve. Cibo. Sì, il metodo più facile sarebbe fare qualche lavoro, però... Voglio fare un po' di cose normali da vanilla proprio. Però c'è un po' di cobblestone così mi faccio un piccone, dai. Però non ci siano case qua sopra, ma sto distruggendo la zona di qualcuno. Speriamo di no. Ok, facciamoci il piccone. Potrei prendere un po' di ferro quasi quasi appena lo troviamo. Per fare un piccone, magari una spada anche. C'è anche un helper attivo, che è Andrea. Sta aiutando un po' gli altri. Non male. Quindi state attenti perché potrei testare un qualche helper ogni tanto, magari chiedo informazioni così a random. Vediamo.
Forse non dovevo dirlo che lo farò, però vabbè. Dai, che quasi giorno. C'è anche uno scheletro lì. No, non mi hai visto. No, non mi hai visto. Dai. Dai, no, no, no. Bravo. Vabbè, per... no, no, no. Arriva il creeper. Scheletro non bastava, ovviamente. Dai, muori. O muori o scoppi, lontano da me, ovviamente. Ok. Sta anche per finire comunque il rendering, finalmente. Purtroppo sì, avrei aspettato normalmente, perché tanto ci mette poco a fare i rendering ora. Però ecco, ho poco tempo, quindi devo sfruttare bene il tempo che ho. E per fortuna il computer mi permette di farlo. Allora, subito un altro piccone. Dopodiché cibo, beh, aspettiamo a fare un po' di cibo, ci facciamo una spadina. Giusto per avere qualcosa. Non mi ricordo se ho fatto io questa scatoletta, però nel dubbio la prendo io. Ok, facciamo un giretto, dai, vediamo un po' com'è la situazione. Anzi, visto che adesso non ci sono i mob, è meglio sfruttare l'occasione per andare a prendere un po' di cibo. Molto meglio. Tanto i mob dovrebbero morire, infatti qua c'è anche il drop, ottimo. Prendi. Cioè, io mi hanno scritto. Oddio. Ah, c'è anche Hulis, no? No, hai Magica, Hulis qua come nome, che cazzo. Vabbè. Ah, forse è la fazione. Ma che... boh. Cioè, non so neanche cosa c'è nel mio server, ci rendiamo conto. Bella questa casa, non so chi l'ha costruita. Vabbè. Vabbè, non penso sia abitabile questa casa, quindi... questo è mio. Tipo adesso mi bannano. Però cosa c'è qua? Una grotta? Sì, c'è anche del ferro. Ah, ho capito che grotta è questa. È quella del primo avvistamento. Eh sì, è questa, è questa. Che cavolo sta succedendo là? Che cavolo è successo? Avete visto? Dovrebbe esserci anche un pillar, se non l'hanno tolto. Questo è il pillar che ho fatto io. Hulis qua. Come ha fatto a avere la sua casa qui? Ma che... la casa è di sotto. Lì è una caverna. Che bello il ping alto, mi piace tanto. Ok, qua non c'è nessuno. Questo neanche me ne ero accorto che c'era. No, ma perché si è fatta la casa in una grotta, ok? Che... ma che in cielo, no? No, no, è qua. Infatti qua mi sa che... infatti sì, non posso rompere il terreno. Mica... Vabbè. Ecco che piove, ottimo. Qui c'è un Ender Chest. Lo potrei... penso di utilizzare anch'io, tanto alla fine... Lascia un tac nella descrizione della fazione, vabbè. Io vorrei però prendere un po' di cibo, se non mi dispiace. Bene, una capra. Capra. No! Sei da dove? Vabbè. Una strega? Ma cosa si fa una strega? Dammi la carne. Maiale. Una grotta qua. Aha. Beh, non penso sia climata una grotta. Andiamo a fare un giro. Vediamo se c'è qualcuno. Sembrerebbe di no. Ah, perché anche se vogliamo trovare delle cose strane, bisognerebbe guardare anche queste zone. Però vabbè, prima meglio se ci organizziamo un po' meglio. Allora, restiamo un attimo qua. Tanto non penso che qualcuno si arrabbi. E se no, sono sempre il founder, ovviamente. Un altro account. Allora, fornace ci abbiamo già. Mi sa che abbiamo rubato a qualcuno prima. Ah sì, mi ricordo. Facciamoci un po' di carne, dai. La zona comunque tranquilla. Sì, alla beta c'è poca gente, come vedete. Solo quelli che hanno avuto accesso alla beta possono accederci. Teniamo un attimo, dai. Ok, dai, andiamo.
Visto che è ancora giorno, ne approfitterei per prendere un altro po' di cibo, dopodiché di notte direi di andare al villaggio e vedere se qualche grotta lì da esplorare. Qua c'è una pianura, però animali non ne vedo. Beh, una pecora qua, prendiamo subito la carne. Chissà se riusciremo a farsi anche una casetta oggi. Non sarebbe male. Vabbè, siamo tornati comunque nella zona del villaggio qua. Bello grande comunque, anche se siamo solo in pochi ad avere l'accesso alla beta, Adesso magari lo faccio anche un po' vedere per bene, ma a parte che l'avete già visto in live sicuramente. Non c'è un altro giocatore. Sto costruendo. Non ho fatto in tempo a vedere chi fosse. Andrà a casa qua in costruzione. Quanti polli! Non teniamoci qua, se no penso che li ammazziamo. Anche non so se sono attaccabili quelle zone lì. Beh, è meglio non provare. Nel dubbio. Questo è il centro comunque. C'è anche la mia casetta, là c'è la mia nell'altro account, sarebbe la mia. Quella lì. Ok, io direi di controllare un po' di zone qua, perché tutte queste sono state di dove ci sono stati avvistamenti o sono state trovate cose strane. Sarebbe il caso. Questa è nuova, come se contorsi il resto. Ah, forse però l'avete già vista in live. Io direi provare ad andarci. Qua c'è stato anche avvistato Irwin addirittura. Adesso è tutto da verificare chiaramente. Forse andiamo prima da questo che è anche più vicino, quasi quasi. Dobbiamo andare di là fino a 500 e 160. Ok, ha anche smesso di piovere, perfetto. Guarda qua, c'è un altare. Non si fa così però in realtà. Mi dovrebbe dare fuoco a questo. Qua c'è ancora questo, ok. Chissà se cadrà qualcosa. Dovrebbe essere per di qua comunque. Bisogna trovare il punto preciso adesso. Non ci sono nemmeno mob per questa zona, ottimo. Ecco qui il tunnel, sì. Questo l'ho trovato ancora nella versione proprio quella di partenza, non nemmeno non era ancora in questo server, questo mondo. Era nell'altro, il server quello di prova. Qua deve essere successo qualcosa, c'è una casa distrutta. Non penso sia di nessuno, ma è completamente distrutta questa. Ma non so cosa sia successo qua. Meglio allontanarci da qui che non si sa mai. Stiamo per andare in quel bioma adesso. Non so cosa sia peggio. Animali qui, perfetto. Ok, di là si esce, c'è una pianura sembrerebbe. Di là niente. Beh, potremmo prenderci anche un po' di legno visto che siamo qua, ce n'è tantissimo. Ma sì, dai. Zombie, c'è una grotta qua. Ma sarà già esplorata, non è molto lontana dal villaggio. Adesso vediamo comunque. No, c'è del carbone. C'è anche del ferro, serve il top. Anche c'è del ferro, perfetto. Non ho lo scudo, mi sono dimenticato. Oh. Ok, fortuna. No, pensavo di avere lo scudo, oddio. Ok. Dai che c'è del ferro, ottimo. Quanto ferro c'è qua? Mi piace. Mettiamo due torce e via. Niente, nemmeno mob però in questa zona. Come non detto, c'è uno scheletro di qua. Che fortuna. Però non era qui lo scheletro, quindi c'è un'altra grotta ancora. C'è la luce qui. Torce, ok. Abbiamo trovato una... quanti mob ci sono da... Vabbè, si sono colpiti da vicenda, bene. Poi sprofittiamone, prendiamoci il ferro. Ci sono un bel po' di mob qui. Meglio stiamo attenti. Però qua c'è già stato qualcuno. Ci serve anche un bel po' di carbone, che è meglio prendere un po'. Vabbè, io direi di uscire da qua. Abbiamo visto un po' di zone. Non c'è stato niente di particolare stavolta. Però sicuramente ci farò altri giretti. Magari vedrò un po' anche di informarmi su varie zone dove ci sono stati avvistamenti e controllerò. Un po' di carne gratis. Niente, direi di tornare. Per tornare, visto che siamo lontani, direi di fare una cosa tattica, ovvero spawn. Bene. Tac.
Vabbè, niente, dai, io direi di concludere qua questo primo episodio, non so se farne altri, penso di sì, comunque magari con un po' più di azione. Però sì, dai, ci sta a fare un test così, visto che vi ho anche parlato un po' del server, ci sta. Fatevi sapere anche se ne volete altri così, magari entriamo anche con l'altro account, fare un giro, ci starebbe. Ce ne sono però di zone climate, se notate, non male. Quindi mi sa che state capendo un po' come funzionano le cose, ottimo. Ci sarà comunque una guida dove verrà scritto tutto, così non ci saranno dubbi. Facciamoci una baracca allora, qualche parte nascosta. Troviamo un nascondiglio, magari non vi faccio vedere la strada, sennò finisce male per me. Ok, trovato la zona, sto scavando, adesso non vi farò vedere di preciso dove sono, a parte che non metterò niente di prezioso qua, però giusto per avere una piccola base, ci sta. Ecco, fatto così, non si vede l'entrata. Mi serve un po' di torce. C'è anche una grotta qua, o forse c'è un mob in superficie, non lo so. Ripeto che spero che vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere. Anche se avete domande sul server, ovviamente potete chiedervi, risponderò. Niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ok, come ho detto, piccola parte extra. Dopo aver finito di registrare il video di questo, praticamente, sono andato col mio account. Mi ha chiamato qui ok. Va bene. Stavo per spiegarvi questo, ma a quanto pare funziona anche qui. Adesso non sappiamo con certezza se è tutto attendibile anche nel seed, ecco. Però non lo so, è tutto da capire. Però mi hanno chiamato, sono entrato, mi hanno chiamato subito qui. Vi devo far vedere anche questo, visto che ci sono. Ah, un'altra cosa, mi sono ritrovato con un mantello, me l'hanno fatto notare gli altri. Non so da dove sia arrivato sto mantello, perché io non l'ho preso. Ero intenzionato a prenderlo, ma... boh, adesso ho un mantello, boh. Se qualcuno mi sa spiegare come sia possibile, lo ringrazio, ecco. Come... Cioè, non ho preso il mantello, io non so perché ho un mantello adesso. Non so se è una roba del server che mi è stata aggiunta. No, perché gli altri non ce l'hanno il mantello. Boh, non ne ho idea. Comunque c'è stata una risposta, ma non so se è attendibile, però. Nel seed so che spesso è attendibile, a volte dà delle risposte casuali, però... spesso attendibile, qui invece non lo so. Adesso vediamo. Interessante, quanto pare il seed di Endearman funziona. Non lo so, è tutto da vedere. Magari questo è casuale, però per il resto funziona. Non lo so, è tutto da vedere. Giocando si scoprirà. Pipistrello. Nel dubbio, già che sono qui, però fa una cosa. Intanto però non voglio essere... ma io non so... beh, vabbè, tanto, chi se ne frega. Vado a controllare una cosetta. Vediamo se... qui avanti, in teoria. Qui dovrebbe essere l'entrata, quella che abbiamo nella serie offline, praticamente. Là, da qualche parte. Ecco, voi l'avete fatta lì, quindi... ottimo. In teoria... se noi andiamo di qua... esattamente. Esattamente. Questa me l'aspettavo. C'è sempre questa. Mi sa che fa proprio parte del mondo questa croce. Rumore inquietante. Sinistra. Che domanda avete fatto adesso? Ah. Oddio, cosa? C'era un fuoco lì. Non ho visto. Ho i sottotitoli. Sì, ho i sottotitoli. Controllerò. Non si sa mai, magari qualcuno ha fatto uno scherzo qui.